tutti. Io ringrazio per l'iniziativa, ringrazio Daniela per l'invito e volentieri ho accettato di rappresentare l'istituzione, non tanto un fatto della mia persona, ma il ruolo che rivesto e che cosa rappresento. Non ho scritto due righe perché se vedete la mia età a volte rischio di dire qualcosa magari fuori contesto, però sono veloce, niente di importante. Tengo però a dire che in queste iniziative dovremmo tenerle più spesso, perché sempre troppo spesso diamo per scontato che le cose tutti le sappiano, tutti ne siano a conoscenza, tutti ne abbiano preso coscienza, e invece poi non è così. Non è così. Io vi ringrazio moltissimo a voi di essere presenti, perché in questo orario avete magari sacrificato altri impegni, però avendo coscienza di quello che andiamo a discutere, a parlare, di quello che andiamo a presentare, ben volentieri siete qui. Mi rammarico però per chi non c'è, che un argomento del genere, date la punta polemica, io poi le cose le dico apertamente, mi domando, dico, ma la gente crede davvero poi alla fine nel disarmo nucleare, non alla guerra in generale, a tutte le iniziative che invece potrebbero superare la lotta armata e quella invece del dialogo, del confronto, degli incontri. A volte mi viene il sospetto, dico, ma se si facesse un referendum, non è che alla fine si vincono in guerra popolare, no? È perché oggi è una situazione, no? L'argomento che questo referendum, questa iniziativa che è stata divulgata, è stata discussa, se ne parla. E allora io poi faccio la mia battuta sempre, ormai da noioso, dico, almeno noi che siamo presenti cerchiamo di essere contagiosi, cioè approfittiamo di tutte le occasioni, da quando andiamo a prendere il caffè la mattina al bar fino alla sera a cena, cioè con gli amici, divulghiamo e cerchiamo di contagiare gli altri, che o non sanno o ancora non sono sensibilizzati a certi problemi. Bene. 25 giugno 2011 si celebra la giornata mondiale sul disarmo nucleare. La data ricorre in base agli incontri dei leader delle potenze nucleari che si incontreranno a Parigi il 29 e 30 giugno prossimo per discutere in merito alla sicurezza nucleare, seguendo gli obiettivi della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione, trattato siglato tra USA, Regno Unito e Unione Sovietica il 1 luglio 68. Ed è entrato in vigore nel 1970. La Francia e la Cina vi aderirono addirittura nel 92. Allora perché qui oggi? Io colgo questa occasione per ringraziare ancora, se l'ho già fatto, come dico, Daniela Lassi per avermi invitato. Con questa iniziativa anche l'istituzione che io rappresento come vicepresidente di questo consiglio, la regione toscana intende prendere parte a crescere il coro delle voci che chiedono un futuro di pace, un futuro libero dalle armi nucleari, dalla minaccia dell'uso di questi come leva per l'equilibrio di forze tra le potenze. I rapporti tra i paesi devono basarsi su altri strumenti come quello del dialogo e dobbiamo credere con forza in questo. E allora alziamo forte la nostra voce verso chi rappresenta i paesi della terra. Tutte le istituzioni devono farsi portavoce di questa istanza di vita. In questo momento io ricopro anche, come già annunciato, il ruolo istituzionale come presidente dell'AIF.
e ricordo che il 4 settembre 2010 l'AIFE, cioè la Federazione Toscana del Consiglio dei Comuni d'Europa, ha organizzato a Rischio un convegno sul disarmo nucleare. Dal titolo La settimana europea di nella settimana, quindi settimana europea di Gemellaggi con la Toscana, un convegno che si intitolava Le città per il disarmo nucleare. Oggi tra i partecipanti potrebbe essere qui il sindaco di Arezzo. Se era presente, sarebbe interessante che avesse illustrato il documento che uscì fuori dal convegno. Mi pare importante tuttavia ribadire che deve essere forte assordante la voce che si leva dal basso, dai cittadini, da associazioni, istituzioni, rivolta ai rappresentanti delle potenze nucleari, anche dei paesi che non dispongono di armi di tale specie, a tutti i rappresentanti dei paesi che in quei giorni siederanno al tavolo per il disarmo atomico. Una voce che chiede il disarmo delle armi nucleari per una pace vera. In ultimo, credo sia importante sottolineare che l'Italia, il nostro paese, con l'esito del referendum sulle centrali nucleari che si è svolto il 12 e il 13 giugno ultimo scorso, può dare un contributo significativo all'Europa in una valutazione sulla produzione e l'uso di materiali radioattivi altamente inquinanti anche per gli usi civili, oltre che per il discorso per cui siamo qui, di guerra. Termino qui il mio intervento e rinnovo i ringraziamenti che ho avuto di un buon lavoro. Mi scuso se non posso restare fino in fondo perché purtroppo sono sempre preso. Io ho quattro bravi mascalzoncelli, la mia segreteria che mi caricano di legna verde e sono sempre di corso da una parte all'altra, però vengono in tempo finché posso, finché non mi chiamano. Resto con voi per confrontarmi con voi, per provare, come dire, solidarietà, darvi solidarietà e continuare questa battaglia che ci porta a stare un po' più tranquilli in questo mondo. Grazie. Intanto una giornata dovuta, perché credo che sia importante aver mantenuto questo momento di confronto tra di noi, credo che ce n'è bisogno e fare sì che questa giornata, questo pomeriggio, appunto sia un pomeriggio di lavoro per poter anche fissare una serie di obiettivi futuri. Alcune cose sono già state dette dal Vicepresidente Fedeli, appunto il fatto che questa giornata è una giornata particolarmente rilevante, abbiamo voluto come Consiglio regionale fare un momento di confronto con tutte le realtà che hanno sottoscritto o votato ordini del giorno nelle varie assemblee consiliari, dai consigli comunali ai consigli provinciali, e fare in modo che attraverso questa
giornata, in questo momento di confronto tra di noi, appunto, possa scaturire anche una iniziativa. Per quale motivo? Intanto perché, lo citava già Fedeli, tra pochi giorni, dopodomani, inizierà appunto a Parigi la conferenza proprio tra i cinque grandi paesi, Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina, proprio sul tema che riguarda il disarmo nucleare. E questi stati si incontreranno proprio per discutere in merito ai temi della sicurezza nucleare, seguendo appunto gli obiettivi della conferenza di revisione stabilita appunto nel maggio, revisione appunto stabilita nel maggio scorso, nel maggio del 2012. E credo che sia importante da parte nostra oggi qui in Toscana, dove gli enti locali comunque sono particolarmente sensibili a questi temi. Vi ricordo, queste sono iniziative, anche battaglie di tanti anni di lavoro che gli enti locali stanno svolgendo su questi temi, sui temi della pace, contro gli armamenti nucleari, temi più generali che riguardano i temi della pace e della guerra, con forum che si creano costantemente e che creano anche momenti di discussione e di lavoro in modo anche permanente nelle varie realtà locali. Si creano anche commissioni di lavoro permanente nei vari consigli comunali. Per cui credo che questa è un'occasione per noi in Toscana per ribadire la nostra volontà di lavoro e mettere appunto al centro della nostra agenda politica, come di quella istituzionale, un tema di così grande importanza culturale, politica e strategica. E credo che sia importante anche proprio per l'impegno che ci mettiamo come istituzioni, far arrivare in qualche modo appunto anche a questa conferenza un messaggio che viene dalla Toscana. Intanto presentare qui dal parte del Consiglio regionale, lo dico anche al Vicepresidente, un ordine del giorno, una risoluzione insomma, da far votare in Consiglio regionale su questo tema, in modo da mettere in evidenza come l'istituzione diciamo principale di questa regione dia un messaggio chiaro, preciso e netto a tutte le realtà locali della Toscana e ovviamente italiana, per appunto dimostrare l'impegno e la volontà anche di andare avanti su questo tema. Ricordo appunto come qui la città di Firenze ha ospitato poco tempo fa, nel mese di febbraio scorso, per un tempo anche prolungato rispetto ai tempi previsti inizialmente, una importantissima mostra della campagna appunto senza atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari, ed è stato davvero un momento particolarmente significativo di confronto, di incontro, ha visto una presenza particolarmente elevata, per esempio di giovani, che sono stati oltre 30.000, gli studenti, gli alunni delle nostre scuole che hanno partecipato a questo importante avvenimento, e credo che sia stato particolarmente rilevante anche per esempio la partecipazione del Parlamento e degli studenti, perché poi sulla mostra hanno elaborato e hanno discusso nel merito dei contenuti che sono emersi anche dalla stessa appunto esposizione e dalla campagna di Senza Atomi. E io da questo punto di vista ritengo che ci sia anche una speranza in quello che viene detto e viene appunto annunciato, ed è stato annunciato anche recentemente dallo stesso Presidente degli Stati Uniti, quando appunto ha pronunciato appunto nel discorso di Praga il suo impegno a rendere possibile un mondo libero da questi orribili strumenti di guerra, da tutti gli ordigni appunto nucleari, e poi appunto seguito dalla firma e dalla ratifica dell'accordo START 2 tra USA e Russia, che riduce il numero delle testate nucleari strategiche collocate in ognuno dei due paesi. E io credo che sia importante quando ci sono questi segnali, ecco, non lasciare perdere questi messaggi.
perché voglio dire, a volte queste iniziative possono essere anche iniziative di propaganda e noi non dobbiamo trasformarle in altro, dobbiamo trasformarle in impegni. Quando appunto si promuovono una serie di accordi, si promulgano firme, si fanno appunto dei trattati, bisogna sempre ricordare che anche se l'obiettivo può essere quello di talvolta, insomma, di diciamo, mettere al centro una questione anche di pubblicità da parte di alcuni stati, di come di alcune politiche di alcuni stati vogliono far mettere in evidenza, io credo che noi dobbiamo sempre richiamare all'impegno e al fatto che quando si prendono determinati impegni non possono altro che essere portati avanti. E noi siamo qui per ricordarlo e per fare in modo che questi impegni appunto possano andare avanti. Io credo che sia importante che lo scopo di tutte le iniziative che si svolgono appunto in questi giorni sia sicuramente duplice: far sentire da un lato la nostra voce e la voce di tutti coloro che sono impegnati su questi temi, ma anche quello di ampliare la consapevolezza, cioè far prendere coscienza dell'importanza di affrontare questi temi come temi che riguardano il futuro e lo sviluppo dei paesi e il futuro delle generazioni. E credo che sia utile da parte di tutti coloro che sono particolarmente sensibili e da anni e anni stanno lavorando su questi temi, non smettere di per far presente questo e quindi lavorare per l'assunzione, la presa di coscienza e fare in modo che questa assunzione di presa di coscienza avvenga ovviamente da parte dei cittadini, perché anche i governi possano capire l'importanza di determinate decisioni su questi, così, su questi temi così importanti. Lo diceva appunto prima Fedeli, proprio la sezione toscana dell'AIPRE, attraverso il convegno svolto appunto ad Arezzo, ha approvato un documento che ha chiesto la non proliferazione e disarmo, la promozione della pace e della sicurezza. Io credo che sia importante anche attraverso questa esperienza, attraverso appunto l'obiettivo di quel documento e quindi anche di quell'appuntamento, far sì che si possa dar seguito anche attraverso ovviamente le approvazioni degli ordini del giorno lanciate attraverso la campagna appunto di Senza Atomica, che alcuni consigli comunali e provinciali, quando quello di Firenze, sia comunale che provinciale, ma anche i comuni di Certaldo, di Castel Fiorentino, di Verno, di Campo Bisenzio, di Signa e di Gaiano, hanno approvato questi atti che sono appunto per noi un punto di riferimento. E credo che da questa giornata, da questo pomeriggio, rilanciare affinché tutti i consigli comunali della Toscana possano approvare ordini del giorno proprio su questo tema e fare in modo che la giornata di oggi possa servire anche a questo, ecco, a far sì che questa iniziativa possa circolare e che non rimane appunto relegata soltanto nel nucleo di comuni che sono stati particolarmente sensibili e hanno subito anche acquisito la campagna lanciata da ICAN, dall'idea appunto della mobilitazione anche internazionale di ICAN, di cui abbiamo appunto una rappresentante, ma ovviamente l'assenza atomica, ma far sì che questo possa diventare un terreno di lavoro permanente. Allora io qui voglio fare un passo in avanti. Il Consiglio regionale della Toscana, insieme all'AIFA e agli enti locali, credo appunto facendo sentire la propria voce, sarebbe significativo anche dare regolarità ai nostri incontri di lavoro. Quindi istituzioni, organizzazioni sostenitrici delle varie campagne per il disarmo, fare in modo di poterci vedere, quindi tenerci costantemente informati
e programmare anche insieme degli appuntamenti che possano appunto far sì che si possano ottenere una serie anche di incontri successivi, tanto cadenze anche permanenti di incontro. Dall'altro lato vorrei ricordare, c'è un appuntamento particolarmente significativo, che è quello della marcia per la pace per Luigi Assisi. Credo che questo dovrà essere un momento in cui tutti quanti noi dovremmo essere presenti, e anche questo obiettivo credo che sarà importante sostenerlo nella sede del Consiglio regionale e quindi anche ovviamente nelle sedi dei vari enti locali che hanno su questo tema ovviamente operato, su cui dovranno operare d'ora in poi, e possiamo appunto stimolare poi tutti i nostri comuni e le province ad adottare analoghi documenti di adesione a questa campagna per il disarmo, per l'approvazione della Convenzione. Infine ritengo che con questo lavoro nelle realtà istituzionali, nella società, dovremo coinvolgere sempre di più i parlamentari, sempre di più anche quelli europei, perché è importante ovviamente che i parlamentari europei su questo abbiano un ruolo, e credo che sia importante ovviamente coinvolgere, comunque mandare i nostri messaggi al governo nazionale, perché nonostante lo stato di cattiva salute che sta vivendo, credo che sia importante, voglio dire, far sapere anche a chi oggi ha difficoltà che ci sono persone e tante persone impegnate sia nei livelli istituzionali sia nella società che non dimenticano, ecco, questo tema, e vogliono far presente a chi ha responsabilità nazionali e internazionali il valore di questo impegno. Io credo che il lavoro che ci attende è molto importante, anche ovviamente molto impegnativo, però credo che sia un valore aggiunto per tutte le nostre comunità. Per questo io mi auguro che da questa giornata di lavoro operativa possa nascere davvero un momento di lavoro permanente insieme. Grazie. Vi devo ringraziare molto per questo invito e ringraziare anche a tutti gli associatori che sono qui presenti, e naturalmente un grande saluto e un ringraziamento alla Regione Toscana che sta facendo questa convegno. Io sto pensando, visto che c'è un po' di limiti di tempo, come posso nel modo migliore tirare l'attenzione di questa illustre assemblea su questi temi che ci stiamo, diciamo, discutendo. Quali sono i temi cruciali, quali sono i punti anche giuridici importanti per superare dopo 20, 30, 40 anni questo gap, questo terribile, diciamo, parco, questo tipo abyss differenzia, diciamo, che distacca la realtà giuridica dalla realtà politica di questo mondo. Perché questo per voi? Il 1972 trattato di non proliferazione è stato ratificato dalla maggior parte dei paesi, e questo trattato prevede in articolo 6 una clausola che gli stati i membri, diciamo, di questo trattato, che hanno sempre sistema d'aria, si obbligano di trattare in good faith, in
e buona fede, al più presto possibile un trattato di non proliferazione che mette definitivamente al bando di armi nucleari e tutto quello che deve essere considerato. Allora, che cosa c'è dietro di questo articolo? C'è stato un accordo basato tra gli stati nucleari e gli stati non nucleari che dicevano, vabbè, noi rinunciamo, noi stati non nucleari, rinunciamo alla nostra facoltà, alla nostra volontà forse anche, di costruire delle armi nucleari o di procurarci in qualche altro modo, diciamo, queste armi nucleari, però voi stati nucleari dovete obbligarvi di convenire a un disarmo nucleare. Questo era il fondamento, diciamo, di questo trattato e questo fondamento di questo trattato praticamente da 50 anni, no, 40, da 68 fino ad oggi è stato in continuazione violato da parte degli stati nucleari, ma anche da alcuni stati non nucleari. Questa situazione penso che è molto importante capire perché parlo subito della convenzione non della convenzione che è il disarmo nucleare, perché mi sono fatto un'idea: se una persona deve essere pagata un debito e lo vuole fare con un assegno o con un cambiare, l'altra parte deve accettare questo tipo di pagamento, ma lo farà solamente se quest'altro è convinto che veramente questo cambiare, insomma, alla fine del mese o alla fine dell'anno viene pagato dalla banca, per esempio. E naturalmente anche viceversa, c'è un interesse del datore dell'assegno, cioè di quello che porta l'assegno, che lui è interessato di pagare in ogni modo questo assegno alla fine del mese. Perché? Perché vuole fare anche in futuro altri affari e vuole che il suo partner contrattuale accetti di nuovo di essere pagato con un assegno o con un cambiale. Questo principio della reciprocità, della fiducia negli accordi vige certamente anche nel diritto internazionale, e il diritto internazionale forse è ancora più vulnerabile su questo punto. La mancanza di fiducia e la mancanza o il diventare meno della fiducia o il comportamento che elude questi obblighi contrattuali potrebbe creare dei disastri enormi, e infatti ha creato. Gli stati nucleari forti, diciamo la Russia e l'America, certamente anche la Francia e tutti gli altri, non hanno pensato minimamente di avvenire, cioè di venire ad un trattato di mettere al bando gli armi nucleari. E quindi la voglia e la volontà di tantissimi stati di procurarsi, diciamo, i materiali e anche la tecnologia per crearsi un altro arsenale nucleare è diventato immenso e grande. Non si deve sottovalutare che oggi sono circa 40 stati che nell'arco di 2-3 settimane sarebbero in grado di procurarsi degli armi nucleari. Il problema di Fukushima non è tanto, diciamo, che scoppia lì una centrale. Accanto a questo piccolissimo problema di Fukushima veniva anche fuori che in alcuni di questi basche che sono, diciamo, poi danneggiati dal terremoto, c'era una quantità di plutonio immensa, cioè una tonnellata e mezza, diciamo, di plutonio well grade.
nessuno ci ha parlato su questa cosa, al di là dello scandalo. Per fare una bomba nucleare ci vorrebbe circa tra 6 e 8 kg di plutonio. Quindi noi abbiamo creato una situazione, non mantenendo la parola e illudendo, diciamo, gli impegni contrattuali, che oggi il problema nucleare è veramente uno dei più grossi, perché il materiale e la tecnologia ormai è diffuso dappertutto e si deve veramente arrivare al più presto possibile a una convenzione. Questa convenzione, la Diadana, ci abbiamo prodotto in 1997, abbiamo consegnato attraverso i nostri cari amici della Malaysia, che hanno portato all'Assemblea Generale dell'ONU, poi è stato riportato di nuovo in 2007 o 2008, e se voi volete vedere questa convenzione, questa bozza, che mi sembra nell'arco di 10 anni si è perfezionato, secondo me, diciamo, è molto bello, prevede un graduale impegno degli stati di mettere i loro arsenali sotto il controllo internazionale. Non è così che in un colpo tutti gli stati sono senza armi o possono o devono farsi nudi o qualcosa, ma è un processo molto lento. In tutto sono 15 anni, dove loro mettono i loro armi nucleari sotto il controllo di un'agenzia internazionale che fa parte delle Nazioni Unite. E quello che però è molto più importante è la promessa iniziale. La promessa iniziale che in articolo, in articolo il problema è che questa promessa iniziale nell'articolo 1,A1 fino ad oggi non è così che gli stati potrebbero aver assunto questo obbligo, no, anzi si rifiutano. Alcuni stati dicono sì, però la maggior parte degli stati non vogliono firmare una semplice frase. Questa frase significa: each state party to this convention undertakes never under this and any other circumstances to use or threaten to use nuclear weapons. Vuol dire, diciamo, nessuno stato che ha firmato questa convenzione vuole, diciamo, utilizzare o minacciare armi nucleari in nessuna circostanza. E questa è una cosa che la Corte Internazionale aveva già sentenziato, aveva già deciso nel 1996 che l'uso e la minaccia dell'uso delle armi nucleari è contro il diritto internazionale. Quindi sarebbe una barzelletta, cioè, ci sono tantissimi stati che sognano di avere le armi nucleari, però non si impegnano a firmare questa clausola. Abbiamo chiesto, non noi, diciamo, ma attraverso i nostri amici, alcuni stati non nucleari, abbiamo chiesto la Russia, la Germania, tutti quanti, quando si chiede, fatto una dichiarazione senza equivoco che dalla vostra terra, dal vostro terreno, diciamo, parte nessuna arma nucleare, non lo firmano, e questo vuol dire che sono in malafede. E perché sono in malafede? Perché sanno che anche gli altri sono in malafede. E finché va avanti questo gioco non si muove niente e si rischia di finire in una... Vabbè, no. Che cosa? Io sono praticamente sorpreso dalla vostra iniziativa, che hanno tutti dei libri, dei comuni, delle province, e al tempo benissimo. Io mi racconto tutto e lo mando subito a New York e a Berlino, perché c'è una nuova sede. Però credo che
seriamente, cioè, dobbiamo discutere tra di noi che cosa possiamo fare per uscire di questa situazione di Stato, che nessuno si muove molto, tutti dicono cosa? Fai tu prima, tu devi rinunciare di fornire ai terroristi del materiale nucleare, se tu non fai questo io non faccio questo, e così va avanti. E secondo la mia idea, forse potremmo anche fare delle piccole cose, molto, molto piccole, molto, molto semplici, che sono anche nella nostra facoltà, nel nostro ambito di medicina. In Italia ci sono gli armi nucleari. Nessuno ammette questo ufficialmente. Cioè, per la prima cosa, questo è un atto illecito, perché è una piena violazione dell'articolo 2 del Trattato di non proliferazione, dove c'è scritto nessuno ha il diritto, non stato non nucleare, di possedere direttamente o indirettamente armi nucleari. Prima ammettiamo che abbiamo violato il Trattato di non proliferazione, poi dobbiamo pensare come si può rimediare questo, diciamo, se dice è necessario una mozione del Parlamento, oppure se possiamo semplicemente scrivere una raccomandata al comandante della base e possiamo per favore lo porta via, oppure che scriviamo una lettera in massa alla Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo, magari 1 milione di lettere, forse fa qualcosa, dove c'è scritto: caro giudice della Corte per i diritti dell'uomo a Strasburgo, per favore accogliete la domanda di 5 cittadini di Aviano che chiedono giudizialmente la rimozione degli armi nucleari di Aviano e che il giudice italiano non ha concesso. Però ci sono tantissime cose che si potrebbero fare, però non vorrei più occupare adesso il microfono. Passare la parola alla consigliera comunale Laura Ligno, voglio ringraziare anche Lisa Clark che qui è presente, è stata vicina a tante iniziative sull'identità nucleare promosse in questi mesi e anche nella sua storia di sempre. Passo la parola appunto adesso alla consigliera comunale Laura Ligno di questo tempo, che è stata promotrice della mozione per il Senato. All'unanimità e lasciamo il vicepresidente e il presidente del Rai ai suoi doveri istituzionali. E certo, noi l'abbiamo continuato. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio l'iniziativa che, come tutte le cose legate alla presentazione di questa mozione, per me è stata casuale. Penso tutte le illuminazioni, tutte le cose importanti hanno una dose di casualità che forse rende ancora più importante. Per me avvicinarmi a questa mozione e presentarla al Consiglio Comunale è stato così, è stata veramente una cosa molto importante, veramente un'illuminazione. E intanto perché il vicepresidente diceva un po' di cause per cui tante persone che invece dovrebbero essere presenti oggi non ci sono, tipo quello, ma come se stanno ancora le bombe atomiche, ma tanto non c'è il rischio, non le buttano. Io ho trovato un'altra ragione, che era la mia personale, ma che penso faccia parte di tutta una generazione, di questa generazione cresciuta durante la guerra fredda, cresciuta quindi con la paura della bomba atomica. Cioè, io avevo 11-12 anni, come elementare ci portarono a vedere il film Medaglia Aster, che era questa immagine di cosa succedeva dopo, che cosa sarebbe successo. Quindi questo, sono cresciuto con il terrore, semplicemente il terrore, quindi per me parlarne era tabù.
La mostra senza atomica invece, che appunto ho conosciuto casualmente, mi ha dimostrato il contrario, cioè la paura non mi ha colpito, non ha continuato ad avere in me un sentimento di paura, anzi di speranza. Cioè c'è un modo per uscirne, che è tutto insieme, e quindi da qui avvicinare alla mozione, e poi sono stata proprio trasportata dall'entusiasmo dei miei concittadini, ecco, veramente ho trovato un gruppo di persone che aveva fatto di questa causa proprio una cosa importante, una cosa sentita, e quindi ho avuto davvero modo di condividerla, di fare in modo che questo atto politico fosse veramente tale, non una tua bisogno, una tua voglia personale, ma qualcosa che interessasse la comunità. Ed è anche una cosa bella, perché in tutti i momenti politici, ma penso soprattutto in questo, i cittadini li trovi più per lamentarsi, più per dire quello che non va. Invece con questa mozione i cittadini sono avvicinati per una cosa positiva che loro volevano fare, cioè porsi primi a dare il loro aiuto. Preparandomi per la presentazione dell'ordine del giorno, ho trovato poi un'altra ragione per cui questa cosa mi ha travolto, una cosa più personale, che era quella che dell'Istituto Soka Gakkai, che aveva promosso la mostra, uno dei promotori, anzi il fondatore era, non so se pronuncio bene il nome, Tsunesaburo Makiguchi, che era un maestro elementare, un pedagogista, e che allora lì ho capito che cosa, perché io sono un insegnante, e quindi ho capito la cosa che veramente mi aveva trascinato, era il fatto che, come sosteneva questa persona, questo maestro, tutto deve nascere dalla consapevolezza, tutto bisogna, tutto, non solo che è l'argomento per cui siamo qui, quindi non solo il disagio, ma tutto nasce dall'essere consapevoli almeno del pezzetto di terra in cui si poggia i piedi. Ma per fare questo, per arrivare alla consapevolezza, bisogna dare gli strumenti, bisogna avere conoscenza, bisogna che le persone siano informate e siano educate ad un discorso diverso. Quindi, ecco perché mi aveva colpito tutti i vari progetti che c'erano, progetti didattici, che erano progetti fattibilissimi e che soprattutto andavano a individuare dei problemi reali, che sono quelli della conflittualità dei bambini, quindi negli adulti, problemi che si ritrovano non solo nel discorso del disagio mondiale, ma in tutti i fattori. Quindi trovare anche questo punto comune nella professione, ma soprattutto poi appunto nella lotta politica, nel dire, cioè, quello che la cosa che in questo momento paghiamo di più e pagheremo sempre di più in futuro è la mancanza di conoscenza, il fatto che vengono tolti gli strumenti, che viene tolto la maniera perché si conosca e ci si renda conto di quello, ci si responsabilizzi anche, perché tutto deve nascere proprio da noi, da questa rivoluzione umana. E quindi ecco, io credo che ci sia legato molto al discorso del disarmo, ci sia legato tanto a un equilibrio, è una di quelle catene che regge un equilibrio che ora si sta dimostrando che non regge, che motiva la crisi sociale, culturale, globale a cui ora dobbiamo rispondere. Quindi è importantissimo sensibilizzare, continuare, ma perché anche un discorso più grande è quello di una presa di coscienza di un mondo collegato, quindi un mondo l'ambiente, l'ecologia, la solidarietà umana. Quindi credo che dobbiamo, come consigliere, prendo il compito, visto che ho anche un vicino di casa, di cercare di far capire l'importanza di presentare questo ordine del giorno, perché oltre a questo ci sono legati argomenti che di sicuro sono fondamentali per i nostri giorni. Ringrazio ancora e anche io mi scuso se pronto me ne dovrò andare, ragioni di sicuro meno importanti del vicepresidente, ma devo andare. Per il disarmo darei la parola ad Andrea Bottai, che è rappresentante della campagna Senza. Sì, grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti. Io devo dire che sono
sono felice perché forse dopo ormai più di un anno il primo convegno che facciamo non sul tema delle armi nucleari, ma in cui non si parla di quanto le armi nucleari sono brutte e cattive, ma si va più avanti, si parla di come fare per eliminarle, no? E quindi sento con piacere questa avanzata di quello che poi è l'obiettivo fondamentale della nostra campagna, che è quello proprio di arrivare a questo smantellamento. Anche se la Soga Raccai da oltre 50 anni si batte per il disarmo nucleare, noi in Italia siamo appena arrivati a questo tema e in più ci siamo arrivati come un ente religioso buddista, quindi una particolarità. Poi andando a vedere le radici del buddismo, chi si è dato la briga vede che non è poi così tanto particolare, perché il rispetto per la vita umana è così centrale che va da sé che uno strumento di morte e distruzione come quello delle armi nucleari è chiaro che impatta in modo importante su questo diritto. Però abbiamo detto che non vogliamo parlare tanto di questi aspetti, ma voglio invece appunto cogliere questa occasione anche per fare un po' velocissimo la Daniela ha già accennato un piccolo rendiconto di quello che è stata la mostra. In queste sale è stata annunciata e presentata, e quindi mi sembra giusto che in queste sale diamo qualche numero sulle sue, sui suoi risultati. La mostra di Firenze è stata visitata in 4 settimane da 28.347 persone, quindi un risultato anche al di sopra. Noi ci eravamo dati lo scopo in 3 settimane di fare 20.000, quindi quando siamo arrivati a 21.000 abbiamo detto continuiamo finché c'è stata la disponibilità. Sono state 367 le classi di scuola primaria e secondaria che hanno partecipato. Si sono svolti anche una trentina di eventi collaterali alla mostra che hanno contribuito a questo successo, perché hanno portato all'attenzione del pubblico questo evento. Dopo la mostra, in tutta Italia, seguendo quello che è stata la nostra filosofia di campagna, si sono svolti 23 eventi di vario tipo, flash mob alle concerti a conferenze, eventi in generale che hanno coinvolto 6.700 persone, e di questi 23 eventi 18 si sono svolti proprio aventi come finalità il Nuclear Abolition Day del 25 giugno, che poi Daniela Varano ci darà anche un po' il conto internazionale, ma credo che siano numeri importanti. Noi abbiamo anche dato la possibilità alle persone di sottoscrivere la petizione per l'approvazione della Convenzione sulle armi nucleari, e abbiamo raccolto 18.763 firme. Tengo a precisare che la nostra strategia nel raccogliere le firme non è quella semplicemente di strappare una firma a qualcuno, cosa che è molto facile, l'abbiamo fatto in altri anni per altri scopi, ma riflettendo sul fatto che poi è estremamente facile mettere una firma su una cosa sulla quale tutti sono d'accordo, quindi il problema non è tanto questo, il problema è essere consapevoli. Quindi abbiamo raccolto queste firme solo all'uscita della mostra e nelle conferenze durante le quali quindi le persone hanno avuto modo di acquisire una certa consapevolezza del problema. Quindi sono firme valorose, diciamo, no? Firme che corrispondono anche a una vera consapevolezza. Tra l'altro ci sono state quantità di artisti, in particolare cantanti, che hanno
sostenuto senza tonica, la più famosa è Carmen Consoli, che ha fatto anche un concerto a Roma, che ha fatto di Villa Borghese, dedicato a trasmettere ai ragazzi questo messaggio, ma poi c'è stata Dolce Nera, la banda Bardot, Fabrizio Venturi, il regista teatrale Pippo Del Bono, il premio Nobel Betty Williams, che è venuto a visitare la mostra a Firenze, e poi ancora Negrita, Piero Pelù, numerosa schiera di cantanti con i quali stiamo tuttora lavorando su un nuovo progetto per fare in modo che attraverso di loro questo messaggio arrivi ai giovani. Devo dire che una delle cose belle, come Laura mi sembra, ci ha raccontato, così come effettivamente migliaia di persone che hanno visitato la mostra, sono usciti raccontando e testimoniando speranza, che è un po' quello che noi volevamo, perché purtroppo la mancanza di speranza, per quanto grave possa essere il problema percepito, ma la mancanza di speranza paralizza le persone, quindi non ce ne facciamo di niente, di migliaia di persone che hanno paura delle bombe atomiche, perché poi queste non faranno niente, per fare qualcosa ci vuole speranza, e quindi la testimonianza di Laura, come no, di migliaia di altre persone, ci ha dato, effettivamente hanno dimostrato l'efficacia di questa mostra, che continuerà il suo giro, è prevista a Milano, a Bologna, a Pesaro, a Roma e a Grosseto. Per il momento sono tutte sedi che sono ancora in fase organizzativa, ma che insomma già si arriva con la programmazione all'autunno del 2012, e credo che nei prossimi mesi sicuramente si estenderà ancora. Ma come prima novità che annuncio stasera e che stiamo pensando, abbiamo allo studio un'altra mostra che è la versione ridotta, quindi questa chi l'ha visitata ha visto che è di una portata notevole, occupa 800-900 metri quadri, richiede molto personale per essere sostenuta. Abbiamo deciso di fare una versione leggera, più portatile, proprio per i piccoli comuni. In questo modo pensiamo di creare la possibilità anche di filonare gli spazi, le risorse per fare un grande evento come quello che è stato a Firenze, però di poterlo ospitare e sostenere questa sicuramente necessaria presa di consapevolezza e di conoscenza, perché tanta ignoranza, devo dire, che abbiamo verificato. Poi ci abbiamo in corso, e questo è un elenco perché sono anche troppe, nel senso per elencare, sono in varie possibilità, conferenze e convegni su questo tema, se ne sono svolti e se ne svolgono continuamente, e proprio per rendere le persone più informate. C'è un lavoro con le scuole che è importante, che avvieremo da settembre, probabilmente proprio con la regione Toscana, con la quale è già nata un'ipotesi di lavoro, quello cioè di creare degli stage per gli insegnanti, in modo tale che poi gli insegnanti possano a loro volta svolgere un lavoro nelle scuole. Stiamo lavorando per rendere il pamphlet, che è stato distribuito gratuitamente a Senza Atomica, un pamphlet abbastanza importante di 100 pagine, formato a 4, renderlo un prodotto editoriale in modo da poterlo poi distribuire e rendere disponibile in tutta Italia attraverso i canali distributivi normali. E poi appunto c'è questa continua idea generale di campagna che attraverso il sito internet www.senzaatomica.it funge da collettore ed amplificatore degli eventi. Devo dire che l'ultimo evento che noi come Senza Atomica abbiamo voluto costruire che ha avuto a mio giudizio sicuramente un grande significato è stato proprio un summit che si è svolto il 23 giugno a Roma, che ha riunito tanti di quei soggetti che in Italia da molto più tempo di noi, da decenni, alcuni
alcuni si occupano di disarmo nucleare, che è la rete italiana per il disarmo, l'Associazione degli Avvocati di Anana, la sezione italiana dei medici per il disarmo nucleare, ICAN, l'International Campaign Against Nuclear Weapons, l'Archivio Disarmo, il segretariato dei Santi dei Premi Nobel per la Pace, Peace Link, l'Unione Scienziati per il Disarmo e le conferenze Palo. Quindi è stata un'esperienza molto bella. Vi dico, il valore secondo me di questo incontro è stato nel fatto che ognuno di queste entità, soprattutto quelle a sfondo più tecnico, lavora al suo interno con un linguaggio e comunica con un linguaggio tecnico per il quale a volte viene anche etichettato, un pochino come anche noi siamo etichettati, noi siamo i buddisti, altri sono i pacifisti, quindi sono i fisici, quegli altri sono gli avvocati, però mettendoci tutti insieme non c'è più un'etichetta da dare, no? Diventa un movimento. Questa è stata la sensazione, un movimento che già c'è, non è che abbiamo avuto la pretesa di farlo nascere, ma sicuramente di dare forza a questo movimento, perché un po' che si eleva da soggetti anche così diversi, così normalmente poco collegati, sicuramente arriva lontano. Di contro che cosa dobbiamo combattere, è già stato un po' annunciato, è che da 50 anni esiste un'attività per l'abolizione delle armi nucleari che non ha avuto ascolto. L'avvocato Lau ci ha ricordato gli articoli 2 e 6 del Trattato di non proliferazione, la cui non applicazione sicuramente non genera entusiasmo e speranza, al contrario della mostra senza tonica, ma genera sfiducia e senso di impotenza. Uno si dice, ma allora c'è andrà a fare se nemmeno vincolanti articoli di trattati internazionali possono avere un segno. La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 96 altrettanto si è pronunciata, appunto non ha avuto seguito. È chiaro che è necessaria una volontà politica più forte, non basta una volontà con degli dispositivi giuridici, è bisogno di una volontà politica, e qui arriviamo noi, e qui arriva il convegno di oggi e tutto quello che sicuramente potremo fare, perché questa speranza che abbiamo visto negli occhi delle persone che hanno visitato la mostra, e che io credo atti come quelli del comune di Castel Fiorentino e degli altri che hanno recepito, hanno alimentato, sono convinto che quelli che hanno conosciuto Senza Atomica e che hanno visto il loro comune fare un atto, seppure politico e di indirizzo, però hanno sentito è stata, però allora un'ulteriore speranza, che lo stesso vale per gli altri comuni che poi oggi ascolteremo e che hanno fatto delle cose, sono cose importantissime queste, al di là, no? Perché alimentano la fiducia e la speranza. La cosa che noi come Senza Atomica vogliamo è almeno arrivare a fare sì che il nostro paese si pronunci nelle sedi internazionali, si attivi nelle sedi internazionali con azioni diplomatiche che invece promuovano il rispetto degli articoli, abbiamo già citato, e promuovano l'avvio del negoziato per una convenzione. Noi abbiamo i nostri rappresentanti, ambasciatori, ministri degli esteri, ministri della difesa, che siedono in quei tavoli internazionali, ed è a loro che dobbiamo far arrivare poi i segnali. E qui arriva il ruolo, secondo me, importante di questa mobilitazione, prima di tutto dei cittadini, sempre citando il discorso di Lava, mi ha colpito, ma è vero, cos'è che la smossa è stata la passione delle persone, non solo i discorsi, perché i discorsi se ne sente tanti, da tanti anni, forse troppi, anzi, ormai i soli discorsi sulle armi nucleari rischiano di avere quell'effetto di assuefazione che poi uno non li sente più nemmeno, ma se si riesce a svegliare la passione si sente, come dice qualche nota pubblicità. E quindi questa attivazione degli enti locali è per noi, se
secondo passaggio, e di questo faremo proprio una strategia nazionale. Siamo felici che la Toscana per prima abbia risposto, stia rispondendo con questo entusiasmo, perché farà sicuramente nella stessa logica di trasmissione di passione, no? Da esempio anche per tante altre regioni e comuni in tutta Italia, nella quale la rete della Soca Carcai sicuramente potrà poi portare il nostro messaggio di Senza Tonica, ma che appunto deve pure avere una concretezza. Quindi il nostro obiettivo che annuncio in modo sempre più concreto da oggi è proprio fare di questo movimento dei comuni e degli enti locali una strategia ben precisa. In Italia ci sono 4.000 e rotti comuni, vogliamo arrivare a tutti. 8.000 comuni, vogliamo arrivare a tutti. Perché penso che sia una cosa che possiamo fare e quindi lavoreremo in questa direzione. E naturalmente la cosa è che le mozioni comunali che sono state adottate possono fare e sicuramente faranno in modo che poi il comune a sua volta si faccia portavoce di questo messaggio presso le sedi competenti, Presidente della Repubblica, il Governo, il Parlamento e il Ministero naturalmente degli Affari Esteri e della Difesa in particolare, no? Così che veramente questa onda montante dei cittadini attraverso gli enti locali possa dare questo segnale forte. E quindi dico, è per questo che oggi io sono particolarmente contento, perché è veramente un primo passo di una strategia che credo, come dice Daniela, poi ci rivedrà ancora insieme per fare un pochino di conti, perché poi i conti alla mano ci daranno la misura di una realtà verso la quale siamo comunque molto determinati. Grazie. Solo perché Laura Vigni aveva detto che doveva partire, e siccome ho già perso Giuliano Fedeli, non volevo perdervi tutti prima del momento in cui tocca a intervenire dalla sala. Ci sono state elezioni a Hiroshima in aprile ed è stato eletto un nuovo sindaco. Il nuovo sindaco è il nuovo presidente di Mayors for Peace, i sindaci per la pace, di cui Certaldo è già membro, ma non tutti gli altri sono membri. Noi stiamo facendo come Mayors for Peace il possibile affinché il nuovo sindaco Matsui possa, nella tradizionale dichiarazione di pace del 6 agosto per la commemorazione del bombardamento su Hiroshima, poter annunciare al mondo che i sindaci per la pace, che poi sono in Italia sono gli enti locali, ci sono anche le province, possa annunciare che siamo arrivati a 5.000. Allora, so che il tempo è molto breve per arrivare ad aggiungere altri iscritti a Mayors for Peace, però ho visto che nella bozza di delibera per Senza Atomica Mayors for Peace è già menzionata. Quindi, per quanto riguarda Hiroshima, a loro basterebbe avere un modulo compilato da un delegato, cioè che il sindaco sia a conoscenza, ma non importa che sia il sindaco. È una cosa che pensate potete aiutarmi a realizzare nell'arco delle prossime poche settimane, perché così lui il 6 agosto potrà dire siamo 5.000, abbiamo già come popolazioni delle città superato il miliardo di cittadini negli elementi, però i 5.000 città ci vorrebbero. Allora, uno già si aggiunge, perché proprio nei giorni scorsi un comune di dove, Daniele? Comunque Daniele lo sa, ci ha chiesto a noi come fare per iscriversi a Mayors for Peace, quindi sicuramente ti passeremo i conti. Grazie. Molto opportuno, che riunisce le cose che si possono fare, e collega quello che diceva della bontà, cioè che ognuno porta il suo per creare un grande movimento finalizzato all'obiettivo comune, e quindi do la parola adesso a
l'assessore alla cultura Giacomo Cucini, che ringrazio di essere qui presente, perché il comune di Certaldo è da sempre, direi, un comune in prima linea su questi problemi. Io ti ringrazio in maniera davvero sincera per questo invito. E devo dire, mi complimento anche per come è stato strutturato questo pomeriggio, che, come si diceva ormai anche prima, non è una lezione sull'arma nucleare, ma è una volontà di condividere un lavoro, di poter decidere quali sono i passi da fare tutti insieme, di poter anche capire come aumentare l'attenzione dei cittadini, degli enti locali a questa questione. Io sono onorato di essere qui, di essere stato invitato, di rappresentare un comune molto attento su queste questioni. Noi abbiamo ovviamente approvato quella mozione di cui si è più volte citato, il sindaco fa parte della rete Maria for Peace, partecipiamo ormai da non so quanti anni alla marcia per l'Uccisione per la Pace. Beh, io però non sono qui a dare lustro al mio comune o a darne un vanto al mio comune, io credo che l'ente locale come organo di governo abbia il dovere di occuparsi anche di queste questioni e non solo delle infrastrutture del proprio territorio e non solo delle buche per la strada. Io credo che l'ente locale insieme alle istituzioni di educazione debba in qualche modo dare un'educazione ai propri cittadini e informare. Si parlava di quella mozione che con tanto entusiasmo noi abbiamo approvato, sia che per Fiorentino è stata una mozione che è stata approvata all'unanimità, a Certaldo no, ad esempio, a Certaldo abbiamo avuto 4 voti di astensione. Non vi preoccupate, non entro in polemica politica, ma è solo per far capire quanto bisogno di informazione c'è. Non credo che sia questione su cui fare in propaganda politica o su cui dire no semplicemente perché è proposta da una maggioranza politica. Io credo che se i cittadini, se i consiglieri comunali informati bene sulla questione, è questione questa su cui non si può dire di no, anche per come è impostata quella mozione, che non c'è nessun riferimento a parte politica o a convinzione politica precisa. Quindi è semplicemente una denuncia all'arma nucleare, una volontà di arrivare quanto prima al disarmo nucleare. Io credo che gli enti locali sempre di più debbano portare attenzione e debbano lavorare per queste cose, perché le grandi battaglie internazionali che ci sembrano a volte così distanti da noi, così distanti dal singolo, così distanti dalla nostra piccola realtà territoriale, in realtà riguardano necessariamente tutti. L'arma nucleare è una minaccia, è l'unica arma vera che può creare uno sterminio, che può radere al suolo città, quindi è per forza una minaccia per chiunque, anche per il singolo individuo, per qualsiasi persona. Quindi questo deve entrare nella testa delle persone, non come terrore, come diceva anche Laura prima, non come paura, ma come impegno civile per arrivare ad un grande obiettivo internazionale, che è quello del disarmo nucleare. E questa informazione deve arrivare dalle scuole, deve arrivare dalle istituzioni. Io credo di potermi prendere l'impegno insieme a Laura, che siamo veramente vicini di casa, di essere almeno tramite per il nostro circondario paese cortista, sia per Maria for Peace sia per la mozione del disarmo nucleare. E credo che questo impegno insieme a Laura ci si possa tranquillamente prendere pubblicamente. Quindi ecco, lavorare tutti insieme per far questo. Io ringrazio Senza Atomica, tra l'altro Senza Atomica è stato accertato con una sua anteprima nel 2010 nell'ambito di Mercanzia. Mercanzia non si era mai occupata di tematiche così forti, tematiche importanti. Nel 2010 è stato uno, come diciamo noi, dei suoi parchi centrali, ovvero delle aree più visibili e più importanti per la manifestazione Mercanzia, a Senza Atomica. Questo per noi è un onore, ma è stato anche una volontà di tramite, e questo ringrazio ovviamente l'organizzazione di Senza Atomica, ma la direzione artistica del Festival Mercanzia, Alessandro Cigli, ha fortemente voluto questa cosa e ancora con l'amministrazione l'abbiamo realizzata. È stato un primo importante tramite, perché proprio a Mercanzia? Perché a Mercanzia vengono 30-35 mila visitatori e perché quello era uno dei canali che Certaldo poteva usare per arrivare a più persone. Tra l'altro Senza Atomica Certaldo c'è poi listata anche in un altro paio, mi sembra, di iniziative, quindi noi siamo sempre ben disponibili a parlare di queste cose e ad arrivare a quante più persone possibili.
quando si parla di disarmo nucleare si parla di una, secondo me, di una tematica molto molto importante, ma anche molto molto complicata. Il disarmo nucleare per uno Stato, avere armi nucleari sul proprio territorio vuol dire potere, vuol dire poter minacciare un altro Stato, vuol dire poter essere più forte. Questa però è una mentalità culturale, fino a che non si scardina questo tipo di cultura, questo tipo di sentimento di potere, e non si istituisce, come diceva anche prima qualcuno prima di me, la volontà del dialogo, di trovare altri mezzi di accordi internazionali, sarà anche difficile abbattere totalmente l'arma nucleare. E se questa rivoluzione culturale, questo pensiero, questa interpretazione del potere non si deve necessariamente scardinare, bisogna per forza partire dalla base, quindi partire dai cittadini. Quindi niente, nessun lavoro, anche minimo, nessuna piccola riunione, nessuna piccola iniziativa è sprecata. Se si convince, se si informa, anzi, anche due o tre persone per iniziativa in più, un qualcosa lo si è fatto. Quindi anche il più piccolo intervallo, la più piccola associazione può fare tanto per le proprie possibilità. Grazie. Anche l'amico Andrea Pugliese, che è stato il primo firmatario della mozione per il Consiglio Comunale di Firenze, che è stata approvata all'unanimità, quindi è stato un bel segnale da parte del comune, perché c'era una condizione astrale per il comune di Firenze, anzi, quando potevo portare un saluto grandissimo. E alla fine direi con grandissimo piacere do la parola a Daniela Barano, che viene direttamente da Ginevra, quindi la ringraziamo in maniera particolare, insomma, per la testimonianza dell'impegno, della passione che mette a nome di Echem, che è il movimento che ha promosso questa giornata internazionale di azioni per il disarmo nucleare. Quindi è veramente con grandissimo piacere e un grande ringraziamento per la parola. Grazie e ringrazio per l'invito, ringrazio il vicepresidente Tedeli e la consigliera Daniela Vassi, ringrazio Senta Tomica per aver organizzato tutto questo e tutti i nostri partner italiani, la Repubblica, qui su Mail, su P. È con estremo piacere che oggi mi trovo qui a rappresentare la campagna internazionale per la produzione delle armi nucleari in occasione della passata, del weekend di celebrazione per l'abolizione delle armi nucleari. Abbiamo avuto 140 eventi in 25 paesi, è stato un grande successo e quindi io potrei dirvi che sono qui, che noi siamo qui perché ci sono più di 20.000 armi nucleari a livello internazionale, o che siamo qui perché ci sono migliaia in ready alert, pronte per essere lanciate. Ma noi siamo qui perché la società civile si sta attivando, è per questo che siamo qui. E perché le armi nucleari possono essere abolite. Per questo motivo la campagna di cui rappresento vuole che dà voce a più di 200 organizzazioni a livello internazionale, per cui ho enunciato con Atomica, ma anche la BPNW, via Lana. Noi ci battiamo finché queste armi inumane, perché dobbiamo ricordarlo, sono inumane, perché gli effetti che possono provocare, vengono messe al bando. Quello che queste armi rappresentano non è soltanto quello che viene definito acceptable harm, un danno inaccettabile alla vita umana, ma sono è molto più sottile, sono una minaccia costante, quasi che ci prende sulla testa, una minaccia che non viene mai eliminata, anche se non se ne parla, è silenziosa. Vorrei utilizzare le parole di un militare americano per definire queste armi. Le armi nucleari sono il nemico dell'umanità, non sono affatto delle armi, sono una specie di bomba d'orologeria, i cui effetti trascendono lo spazio e il tempo, avvelenando la terra e i propri cittadini per generazioni. E infatti dal 1945, da quando le armi nucleari sono state per la prima volta lanciate su Hiroshima e Nagasaki, che siamo quasi tutti affetti da cinismo atomico. Che cos'è questo cinismo atomico? Questa l'ineluttabilità
della loro presenza, questa quasi necessità della loro esistenza, come se fossimo nati con esse, come se fossimo nati, come se fossimo scordati il tempo prima. E da questo cinismo, da questa rassegnazione, come diceva Andrea Bottai, dobbiamo avere speranza, questo ci dobbiamo risvegliare. E poi questa condizione che le armi nucleari sono qualcosa di soprannaturale, quasi una bacchetta magica che propedeutica alla pace, al mantenimento della pace. Oggi al contrario, da quello che ci hanno detto, da quello che ci hanno insegnato, queste rappresentano una minaccia ancora più assoluta. Perché se si pensa ai numerosi tentativi di gruppi terroristici, l'avvocato lo menzionava prima, Fukushima. La tecnologia è su internet e ci sono molti rogue stati canaglia, che sono pronti a venderlo per 30 denari. Credo che ci comportiamo quasi da funamboli, ignorando la legge della probabilità. Io studio qui a Firenze, il mio professore lo chiamava per dire che era un estaggio. Infine, è opportuno non ignorare l'aspetto economico. Perché uno studio recente del 2011 dello Stockholm International Peer Research Institute, pubblicato appunto recentemente, stima che nei prossimi 10 anni in ambito nucleare verranno spesi $1 trillion, che sia troppo difficile da dire in italiano, è una somma talmente enorme per questi stati che a parole dicono per l'articolo 6 del Trattato di non proliferazione di essere in buona fede, ma continuano a modernizzare, continuano ad acquistare, continuano a rilanciare l'importanza di queste armi, macchiandosi di quello che può essere definita quasi una colpevole inadempienza. E queste scelte politiche si ripercuotono su tutti i cittadini, sui diritti politici, economici, sociali dei cittadini, i quali oggi, nel corso di una delle crisi più importanti del 29, sono soggetti a tagli del welfare e a strategie economiche. Quindi materie così rilevanti dal punto di vista politico, ma soprattutto umanitario, non possono essere sottratte al dibattito della società civile, interno alla società civile. E questa si deve attivare al fine di raggiungere una pressione dal basso che scriva l'abolizione nucleare sull'agenda internazionale, ma anche sull'agenda nazionale di tutti i paesi. In quanto il problema nucleare non è un problema dei 9 stati nucleari che posseggono l'arma, è un problema universale, è un diritto universale avere un mondo libero dalle armi nucleari. E ogni Stato, compreso l'Italia, deve adoperarsi per questo. Quindi questo è quello che dobbiamo dire ai nostri governanti. Ed è per questo motivo che la campagna che oggi ho il piacere di rappresentare qui, che è stata creata nel 2007, continua a operare attraverso il suo padre, come pensa Atomica e il partner che ho già menzionato, affinché si avviino dei negoziati per ottenere una convenzione internazionale che metta al bando queste armi, come è stato fatto in fondo per le armi chimiche, le armi biologiche, le mine antiuomo, le cluster munition. E alcuni dicono, nessuna tecnologia può essere disinventata, questa tecnologia nucleare non può essere disinventata. E noi non possiamo che essere d'accordo, noi non vogliamo che sia disinventata, ma siamo convinti che possa cadere e debba cadere in disuso se la forza morale e politica proveniente dalla società civile diventa forza cogente e si esprime in un framework legale che viene visto al suo possesso, è semplice. Per tale ragione questo incontro, soprattutto il sostegno della regione toscana e di tutti gli enti locali, è importantissimo per noi, perché rappresenta un passo essenziale affinché si apra il dibattito costruttivo tra la società civile e le istituzioni. E per questo vi ringrazio. Ho fatto un duplice veste a questa campagna, di promozione della mostra senza forma, mi sentite anche se non lo conosco. Ho colto l'occasione, perché si è trattato di un'occasione che mi è stata offerta per essere promotore di questa mozione, che è stata appunto approvata dal Consiglio Comunale di Firenze, è stata approvata dal Consiglio Comunale di Firenze, e allora
all'unanimità, proprio in maniera bipartisan, come si dice dalle nostre parti. Scuso perché passo una settimana a parlare di bilancio preventivo, il piano strutturale, il piano di organizzazione, quindi penso di fare invece di devo rilevare un po'. Per cui è stata veramente un'adesione convinta da parte, tra l'altro i tempi della politica comunale sono molto lenti, per cui volevamo arrivare alla vigilia dell'inaugurazione della mostra, avendo già fatto approvare in aula la mozione, ed era abbastanza difficile perché la mozione ha un iter prima di passare dalla commissione, poi deve essere messa in, quindi deve essere messa in calendario la commissione, poi deve essere messa in calendario in consiglio comunale, possono passare mesi, 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 se non anni, e invece nell'arco di 20 giorni è stata scritta, discussa il giorno dopo in commissione, la settimana dopo, anzi, è stata votata in consiglio comunale, approvata, addirittura non c'era il testo in aula, per cui abbiamo dovuto recuperare dopo per firmare a tutti i capigruppo sia della maggioranza che dell'opposizione. Quindi la mostra è stata, io sono andato a vederla, ho visto appunto anche l'inaugurazione, è stata bellissima, credo che. Chiaramente ci viene voglia di collegarla a quella che è successo dopo, comunque addirittura in maniera quasi purtroppo simultanea, cioè la crisi nucleare in Giappone e poi dopo il successivo referendum in Italia, perché effettivamente il problema è molto grande, insomma, e per cui magari l'elemento dell'arma nucleare in sé ci tocca poco direttamente, se non tante la cinematografia o i testi di storia a questo punto, ma comunque le forme di energia che invece sono affini, come vedete, ci hanno poi toccato in maniera anche brutale, e devo dire peraltro partire dal Giappone con allarme, per cui partire a fare una riflessione che peraltro lo stesso titolo della mostra, trasformare lo spirito umano in un mondo libero delle armi nucleari, doveva già far partire, perché qui non si parla semplicemente di abolizione delle armi nucleari, ma si parla proprio di un processo di trasformazione dello spirito. E quindi quando io ho pensato a quello che è successo in Giappone recentemente, successivamente la prima cosa che mi è venuta in mente è il fatto che noi dobbiamo veramente trasformarci spiritualmente. Quindi probabilmente in questo include addirittura gli stili di vita, perché sicuramente l'essere umano, diciamo, consuma più di quello che produce più di quello che riesce a smaltire, e quindi a un certo punto ci sarà un cortocircuito che inevitabilmente bisognerebbe evitare, cioè bisognerebbe agire prendere prima che accada questo. E quindi fa parte una riflessione che insomma, comunque complimenti, bravi, grazie. Prima di dare la parola a Daniela, Pietro Monfacci, che è il consigliere comunale di Signa, anche il comune che ha approvato all'unanimità, anche voi o no? No, voi o no? Voi come accettate? Sì, buonasera a tutti. Allora, sono naturalmente orgoglioso di essere nuovamente qui, perché dico nuovamente, perché ho avuto anche la fortuna di venire alla presentazione ufficiale della Sentatonia. E sono rimasto particolarmente colpito di quel racconto che ha fatto il signore giapponese, mi scuso non mi ricordo il nome, di quando racconta proprio un evento che dice a suo nipote: oggi è un bel giorno per fare un bagno nel fiume, mentre nello stesso tempo c'era qualcuno che dice: oggi è un bel giorno per lanciare la Sentatonia. Questo mi ha un attimino scosso, e mi ha dato l'input, ho detto vabbè, niente, bisogna comunque ognuno di noi fare qualcosa perché questo non accada più. E ho portato a Signa, in pratica ho voluto a tutti i posti fare la presentazione, la Sentatonia anche a Signa. Quindi ho portato Montai, Alessandro, il sindaco, gli assessori, e siamo riusciti a riempire la sala, stavamo una bella serata, veramente bella. E questo mi aveva esaltato, no? Pensavo di aver avuto la strada spianata verso
verso l'approvazione della mozione a, a Velaprete. Non è stato così. Non è stato così e ho portato la mozione in comune e, come accettato, ho avuto 3 voti contrari. E di per lì ci sono rimasto un attimino male, no? Però poi questa cosa mi ha fatto riflettere perché mi ha fatto capire che questo non deve essere un punto di arrivo, deve essere un punto di partenza. Cioè la mozione approvata deve essere un punto da cui ripartire per educare le persone a veramente educarle a un mondo di pace. E sono arrivato a un certo punto, veramente mi succede, così da un anno, tante volte mi arrabbio, però veramente a ringraziare gli ha dato un modo contrario, perché mi ha fatto capire che da lì bisogna ripartire. E mi ha dato una bella spinta e di questo ringrazio veramente tutti. Voglio solo portare la mia esperienza. Grazie. Direi che sono state dette cose molto importanti, sono stati anche dati molti spunti e di questi spunti ce ne avrei altri di farci, diciamo così, un po' una piccola sintesi e comunque di chiudere questa nostra incontro. Intanto io credo che è stato veramente un incontro interessante, non particolarmente partecipato, ma io ritengo che non sia per forza importante avere assemblee oceaniche, perché si può partire in piccoli nudi per far diventare le cose dominio di massa, no? Per cui credo che io sono una convinta delle politiche dei piccoli passi, poi piano piano le persone si aggregano e se appunto riescono a percepire la bontà delle cose che diciamo che fanno parte anche di pratiche davvero significative e che portano anche a risultati importanti, nonostante che parliamo di cose che sembrano davvero particolarmente grandi, talvolta anche irraggiungibili. Però io sono convinta che, è stato detto più volte, crederci, creare consapevolezza, avere la passione e quindi essere ostinati e determinati ad andare avanti, tutto questo fa parte, appunto, sono tutta una serie di ingredienti che servono per poi raggiungere dei risultati. Io credo che, come sempre, quando dobbiamo discutere di problemi che sembrano meno vicini, perché non li viviamo quotidianamente, eppure, come già stato detto, come diceva anche il dottor Lau, questa, diciamo, la situazione nucleare ce l'abbiamo qui, è presente nei nostri territori, è presente nelle nostre realtà, diciamo, vicine appunto anche alle nostre abitazioni. Credo che sia importante appunto far prendere coscienza di tutto questo, che quando parliamo di armi nucleari non parliamo di una cosa che è estranea alla nostra quotidianità, anche se non le viviamo per nostra fortuna, diciamo, come armi che si utilizzano per i conflitti nei nostri territori, ma appunto sono fortemente presenti perché i vari insediamenti, i luoghi della difesa, i luoghi dove ci sono appunto presidi militari e così via, prevedono purtroppo contesti di questo tipo. Come sono presenti le fabbriche di armi, come sono presenti i luoghi della costruzione, della diciamo, presenza della, appunto della manutenzione, della costruzione appunto di questi ordini. Ecco, allora io penso che bisogna prima di tutto diciamo, non smettere di creare informazioni, di promuovere conoscenza e quindi di utilizzare tutti i luoghi possibili per far questo. È chiaro che le scuole sono i luoghi diciamo, principali, i luoghi dove possiamo lavorare proprio per creare un'educazione, una formazione alla presa di coscienza e alla formazione, e credo che è importante comunque diciamo, far sì che si possano, diciamo, portare delle testimonianze. Qui prima il rappresentante del Comune di Sindaco diceva
come appunto fosse rimasto colpito dalla testimonianza del sopravvissuto di Hiroshima, della bomba di Hiroshima. E credo che è quello che probabilmente noi dobbiamo fare, cioè creare testimonianza, ma fare in modo che tutto quello che possiamo mettere a disposizione dei testimoni, dei sopravvissuti di quella vicenda, che purtroppo sono pochi, ma sono presenti le testimonianze, sono presenti diciamo purtroppo i risultati di quella tragedia ancora. Ecco, io credo che tutto quello che è possibile mettere a disposizione sono elementi indispensabili per creare questa assunzione di coscienza, questa consapevolezza, perché solo appunto attraverso questo possiamo, diciamo, allargare il consenso su questa importante battaglia culturale e civile, assolutamente, diciamo, una battaglia civile, di grande impegno civile, che serve per far sì che ci sia la mobilitazione istituzionale, ma che ci sia anche una forte mobilitazione da parte dei cittadini che, essendo consapevoli del problema, ovviamente muovono anche le istituzioni ad assumere coscienza e quindi a prendere posizione su questi temi. Per questo io ritengo che questo pomeriggio sia stato utile per mettere in collegamento le realtà che già si sono mobilitate su questo. Quello che ci diceva anche Lisa Clark, fare in modo che, per esempio, all'assunzione di Network for Peace sia quindi l'ampliamento anche dell'adesione, sia appunto un altro obiettivo importante di questo cammino, e quindi io credo che renderci disponibili per far sì che nei vari, appunto attraverso i vari enti locali, si possa sostenere la causa della partecipazione appunto a Mayor for Peace Call, e anche per far parte di questa campagna contemporanea e quindi dell'approvazione nei vari consigli comunali e provinciali delle risoluzioni degli ordini del giorno appunto su questo tema. E questo ovviamente anche a partire da una prossima risoluzione del Consiglio regionale, dove possiamo inserire questo obiettivo e ovviamente l'obiettivo dell'avviamento della campagna su questo tema. Poi io ritengo che, lo dicevo nella mia presentazione iniziale, io, se siete d'accordo, possiamo creare una sorta di diciamo, tavolo che a livello regionale si incontra periodicamente, anche facendo il punto della situazione e tenendo presente che cosa si muove, intanto vediamo che cosa succede in questi prossimi due giorni, il 29 e il 30, con la conferenza di Parigi. Sulla base anche di quello che emerge lì, io credo che si tratta di mantenere i collegamenti e vedere che cosa appunto possiamo mettere in piedi con i vari momenti che comunque andranno avanti, la mostra della campagna di Senza Atomica, la campagna di ICAN e così via, fare in modo che possiamo comunque mettere insieme le varie nostre organizzazioni istituzionali e non associative e così via, in modo da diciamo, mantenere alta l'iniziativa e la campagna appunto sulla non proliferazione delle armi nucleari. Io penso che questi possono essere alcuni degli obiettivi, e poi chi insomma, da parte vostra far giungere nei luoghi istituzionali, nazionali, europei e internazionali, diciamo anche l'attività dei nostri enti locali, far capire che c'è un movimento che sta andando avanti, che è sempre più forte, che è sempre più consapevole, e che quindi anche le grandi potenze si devono misurare con questo movimento.
sarà il rapporto fra Davide e Golia, però credo che piano piano, insomma, con la giunta probabilmente i sassi arrivano al punto giusto. Per cui, insomma, penso che i sassi compreranno. I sassi compreranno, però è un elemento naturale. Quindi fa parte della carriera. Niente, quindi io manterrei questo come livello dell'iniziativa anche operativo che ci possiamo dare con questo incontro di oggi pomeriggio, e poi teniamoci in collegamento subito dopo la conferenza di Parigi, come muoverci e quindi come fare mandare avanti la nostra